Assessore, un edificio dalle caratteristiche tecniche e tecnologiche particolarmente avanzate, un orgoglio che potrebbe essere la norma per tutto il Paese. Io credo che abbiamo mandato un messaggio importante a tutto il Paese. Il messaggio è che si possono fare delle cose fatte molto bene, come questa scuola è fatta, e che si possono fare in tempi davvero stretti, molto, molto contenuti. Alla fine la struttura è sorta con 108 giorni di lavoro effettivo, un mezzo miracolo, forse un miracolo, reso possibile dalla capacità di una struttura di cui vado davvero orgoglioso. La struttura della Protezione Civile ha dimostrato all'intero Paese le sue competenze, le sue capacità tecniche, la sua abnegazione, l'impegno, la passione nello svolgere questo lavoro. Abbiamo potuto fare questo anche grazie all'opera di molte maestranze, molte provenienti dalla nostra regione, che hanno reso possibile questo intervento perché sono stati coinvolti oltre gli impegni contrattuali, sono stati coinvolti anche emotivamente. Lasciatemi dire che oggi si chiude idealmente il nostro impegno in Centro Italia per quanto riguarda gli interventi di protezione civile seguiti agli eventi sismici ripetuti che hanno colpito queste aree, queste regioni. Io ricordo a tutti che la struttura di protezione civile e i volontari di protezione civile della nostra regione furono tra i primi ad essere presenti con il campo Friuli Venezia Giulia ad Amatrice. Realizzammo per primi, ed è motivo di vanto, la prima opera di ricostruzione, il ponte sul torrente che era sostitutivo di quello crollato e che ricreò le condizioni di agibilità, la consegna di 70 moduli abitativi agli allevatori di queste zone, la realizzazione di due complessi a uso refettorio in un comune qui vicino. Ecco, oggi con l'inaugurazione della scuola di Sarnano si chiude la nostra esperienza nelle Marche e nel Centro Italia in generale, e io credo che si chiude con un grande biglietto da visita e un grande esempio per tutto il Paese. Presidente, oggi è un giorno speciale, ma un giorno che vorremmo fosse anche di ordinaria amministrazione. Sì, un giorno veramente speciale. 9 mesi fa il presidente Serracchiani mi diceva di questa intenzione. Dopo 9 mesi, una scuola bellissima, funzionale, che noi vorremmo fosse la prima di tante altre. Sono 120 le scuole danneggiate dal sisma delle Marche, e questa è una delle prime che restituiamo grazie alla generosità e solidarietà della Regione Friuli. Poter immaginare altri momenti come questo è quello che speriamo, perché attraverso le scuole, la scelta fatta dalla Regione come opera da finanziare, noi ricostruiamo le comunità. Qui ci sono i bambini, ci sono quelli che un domani diventeranno i protagonisti, un territorio bellissimo, molto frammentato, fatto di tante piccole comunità che attorno alla scuola costruiscono il loro futuro. La Regione Friuli Venezia Giulia, ha detto la Presidente Serracchiani, ricambia quanto ha dato. È un segno anche di solidarietà e unità tra le regioni. La solidarietà è l'elemento essenziale dentro il quale sviluppare le vite di qualunque comunità, che sia la comunità locale, regionale, nazionale. E avere questo esempio di grande solidarietà rafforza lo spirito, che è l'elemento sul quale poi si costruiscono tutti i percorsi. E sono quei valori che ci fanno riconoscere parte di uno stesso insieme. Ognuno con le proprie caratteristiche, fiero delle proprie identità, ma pronto a mettersi a disposizione degli altri. Quindi un segnale bellissimo di grande spinta e conforto per le nostre comunità così duramente colpite dal sisma.